Confagricoltura al fianco del premio Fair Play, cosa vi ha spinto ad accettare questa scommessa? Sì, anche quest'anno Confagricoltura Arezzo ha contribuito all'organizzazione di questo premio, che ormai è un premio internazionale conosciuto in tutta Italia e non solo. Ma noi ovviamente, oltre a condividere quelli che sono gli ideali che hanno spinto a realizzare questo premio, per noi è anche un'opportunità per far conoscere in tutto il mondo le grandi qualità dei prodotti agroalimentari che nella nostra provincia si producono. Questo perché appunto attraverso il premio Fair Play possiamo andare a realizzare dei doni e anche dei testimonial in agroalimentari da conferire poi agli invitati del premio stesso. Tra l'altro, tra gli eventi in programma in quella che è la 3 giorni a Castiglione Fiorentino, ci sarà proprio un appuntamento il 23 luglio presso il Castello di Gargonza. Sì, esatto, quest'anno in una nostra azienda agricola, che appunto è il Castello di Gargonza, abbiamo ideato un convegno che parlerà e tratterà dell'alimentazione per gli sportivi e quindi come i prodotti agroalimentari di qualità possono contribuire al successo di un atleta. Saranno presenti i miti, alcuni miti dello sport, saranno presenti alcune aziende agricole produttrici di prodotti agroalimentari di qualità e sarà presente anche il dottor Pierluigi Rossi che apporterà la parte scientifica e farà da moderatore.